Era il 1988, quando Claudio Castiglioni, allora patron Ducati, commissionò all'amico Massimo Tamburini la creazione di un nuovo modello di moto che avrebbe dovuto sostituire l'attuale 888. Un team iniziale di 4 persone iniziò a progettare questo nuovo progetto. La stagione 1993 fu deludente in casa Ducati. Carl Fogarty, in sella alla 888, fu battuto dalla Kawasaki di Scott Russell. Ed è proprio a fine di quella stagione che arrivò l'erede della 888, la Ducati 916. Una moto nuova, rivoluzionaria, che fece innamorare chiunque solamente guardandola. Non era solo bella, ma anche funzionale. Difatti, i risultati arrivarono subito. Le novità tecnologiche erano agli occhi di tutti: forcellone monobraccio, doppio faro anteriore, doppio scarico sottoserra. Nel 94 e nel 95 Fogarty portò sul tetto del mondo in SBK la 916. Corsair e successivamente Beris, con l'evoluzione della 916, ovvero la 996, continuarono a vincere. C'è Beris al comando, Hodgson secondo, Edwards terzo, uscita di traverso, grandissimo Colin Edwards, attacco alla tosa, Troy Beris al comando, stratosferica battaglia, attacca la Piratella e va al comando, Troy Beris di nuovo e prende un rischio pazzesco, deve chiudere il gas, Edwards davanti.